cercando di migliorare in molte cose. Per esempio, adesso ho ricominciato a fare sport. Che lo so che è la prima cosa che avete pensato. Dice, mazzo Edoardo, ha proprio ricominciato a fare sport. Calma, calma. Ho ricominciato ad andare con una frequenza decente da poche settimane. Fino a poco tempo fa andavo una volta a settimana in palestra, che è la frequenza ideale per tenere in forma il tuo senso di colpa. E andavo in una palestra che, secondo il mio iPhone, distava 99 metri da casa mia. Era troppo vicina per non andare a chiedere informazioni. Quindi vado, faccio per entrare, apro la porta. Ciao! Io pensavo che fosse la porta. Quindi richiudo, riprovo. Ciao! E poi mi rendo conto che era il proprietario della palestra. Vado da lui, gli chiedo, dico, senta, ma insomma, volevo sapere quanto costa l'abbonamento mensile. E lui mi dice, la palestra costa 99 euro all'anno. Io dico, guardi, ora io capisco riciclare, ma la camorra è veramente caduta in basso. Gli dico, come fate a costare 99 euro l'anno? Perché siamo competitivi, chicco! E tanto mi è bastato. Cioè, questa analisi keynesiana del mercato delle palestre nel mio quartiere mi ha convinto a dargli i soldi. Siete competitivi. Lui li ha presi, li ha messi in un cassetto, gli ha detto, vabbè, non ti serve il certificato medico. Si vede che stai bene, chicco! Allora, in tal caso... Le prime due settimane vanno una bomba, poi inizio a capire la ragione dei 99 euro l'anno. In questa palestra c'era un problema micotico, un problema di funghi, ma non che c'erano un po' di macchie di umidità sui muri, è che era proprio che la Regione Lazio ci organizzava i corsi per quelli che volevano prendere il tesserino. Allora, quello che vedete dietro la lat machine, un momento che ci alterniamo, è un porcino, si riconosce dal cardoncello perché ha il gambo un po' più bruno. La palestra costava 99 euro l'anno, mi concedo un lusso. Dico, sti cazzi, prendo un personal trainer, mai fatto, mi ha cambiato la vita. Tra l'altro era anche una persona molto competente, bravissima, non era nemmeno uno di quei personal trainer che ti mettono l'ansia. Mi ha insegnato molte cose. Per esempio un giorno mi ha detto, tu devi avere paura del bilanciere. Perché il bilanciere è un pezzo di ferro, in quanto tale è un pezzo di merda. Vi avevo detto che era una persona tranquilla. Un giorno, mentre ci allenavamo in sala attrezzi, arriva il proprietario della palestra impazzito. Allora, io posso tollerare tante cose. Posso tollerare che non usate gli asciugamani sulla panca, posso tollerare che qualcuno è indietro con l'abbonamento, ma che qualcuno possa aver cagato nello spogliatoio, no! Noi corriamo come dei bambini incantati verso lo spogliatoio, era una scena un po' alla Charles Dickens, vagamente. Ed effettivamente, in mezzo allo spogliatoio, c'era questo stronzetto solingo. Faceva quasi tenerezza. Io quel giorno ho capito la ragione dei 99 euro l'anno. A questo punto vado in palestra più che altro per sentire i rumori di quelli che si allenano. Cioè, sapete che c'è gente che in palestra esagera quando si allena. Questo mentre stanno ancora parcheggiando. Che tu poi pensi, ma con questo allenamento esattamente quale muscolo vuoi potenziare? Poi alla fine me l'ha detto uno di loro. Guarda, noi vogliamo arrivare quest'estate con delle emorroidi da favola. Ora è tutto chiaro. L'altro giorno c'avevo uno vicino. Alla fine si alza, aveva un emorroide in mezzo alla fronte. Che mi guardava come se fosse il terzo occhio di una divinità serpente induista. Ma la cosa che mi diverte di più della palestra, vi dico la verità, è che sotto sotto c'è quest'aria che alla fine sono tutti de destra.
c'è questa destra un po' serpeggiante in palestra, se dice e non si dice, però se sente, la senti nei muri, la senti dietro ai muri, è una cosa un po' diffusa, una destra diffusa. Per carità, per carità. Per carità, in sala cardio ci sarà sempre il magistrato di 52 anni che fa il tapirulan con la maglietta di Umbria Jazz 2004. Guarda, oggi veramente sono massacrato, non hai tanto il caldo e l'umidità, ho fatto 25 metri, ti saluto ora perché vado via, ho le prove col gruppo jazz, io questo gruppetto jazz con i colleghi, ci chiamiamo i Magistrampets, suoniamo soltanto Take 5 di Dave Brubeck all'infinito. Però io lo so, che se in sala attrezzi a un certo punto posassi il bilanciere e chiedessi, ma sto io soli? So italiani, non so italiani, ci piacciono, non ci piacciono, li volevo, ne volemo. Per come so fatto io? Se sei nero non puoi essere italiano. Professore, se proprio vogliamo stare a vedere come è fatto lei, lei si è fatto venire un emorroide in mezzo alla fronte e soltanto per questo non dovrebbe poter votare.